Buonasera, buonasera web ascoltatori di Liberi.tv, purtroppo in grave ritardo, quindi bacchettiamo la trasmissione precedente in modo sonoro perché abbiamo dei web ascoltatori che aspettano la voce della nostra cara Silvana Bononcini. Buonasera Silvana, benvenuta. Buonasera a te e a tutti i web ascoltatori. Buonasera, benvenuta di nuovo. È la tua trasmissione che si intitola La mia parte radicale. Di che cosa parla? Parla praticamente della tua parte radicale. Allora c'è tanto da dire, c'è tanto perché siamo al dopo elezioni, siamo ad un dopo assemblea della lista Amnistia, Giustizia e Libertà, e quindi io parto con la prima domanda: che cosa ti dice la tua parte radicale in merito al risultato elettorale dei radicali? Cioè che non è stato propriamente un successo, però ci ragionavo oggi e direi che, visto il tema della lista, secondo me uno se lo poteva anche aspettare. Non credo che sia tutta colpa di Pannella o dei radicali, quanto sia anche colpa della difficoltà e del tema difficile e poco e con poca sensibilità, con poca voglia di partecipazione della gente, tutta distratta da altri problemi, e che per la maggior parte ha la convinzione che tanto se sono in galera se lo meritano, e non stanno a ragionare sul tema che proponeva e che proponeva con questa lista di scopo Marco Pannella con i radicali. I radicali della R maiuscola. I radicali della R maiuscola. E ci spieghi questa cosa, la R maiuscola e la R minuscola, perché ancora c'è qualcuno non capisce bene quale sia la differenza. È una cosa che disse Pannella, facendo una distinzione tra chi era iscritto al Partito Radicale Transnazionale e chi invece era iscritto a Radicali Italiani. Quindi io sono con la R minuscola, mentre tu, non so se sei iscritto, ma altri avete la R maiuscola. Anche oggi il segretario, nella sua relazione, ha parlato di radicali che non sono in Parlamento, dimenticando che ci sono altri radicali in Parlamento. Parlo di Giachetti, parlo di Benedetto della Vedova, credo che ci sia anche Marco Boato, se non sbaglio, non vorrei dire delle cavolate, comunque altri che hanno la tessera del Partito Radicale Transnazionale ci sono, e sono radicali per me a tutti gli effetti degli altri che hanno questa tipologia tutta italiana, e che pare andare per la maggiore, però che ha la dignità uguale alle altre. Non ti sento. Avete perfettamente ragione, perché avevo chiuso il microfono, chiedo scusa. Allora, mi chiedevi, Silvana, se io ho la R maiuscola del radicale o la R minuscola. Beh, io ho una R con la gambetta rosicchiata, piuttosto minuscola direi, perché in questo momento sono radicale, però sono un radicale critico. Però mi risulta che anche te sei una radicale critica, tant'è vero che sfoggi il contrassegno di Libertiamo, per cui il movimento di Benedetto della Vedova. Cosa ci dici su questo? Cioè, la tua parte radicale? La mia parte radicale è legata all'iscrizione, quando non mi sfugge, perché a volte succede, anche il transnazionale, ma è una disquisizione puramente politica in campo italiano. Io appoggiai Benedetto della Vedova quando si presentò come candidato alla segreteria dei Radicali Italiani in contrapposizione a Daniele Capezzone,
la divisione era se andare e tentare di fare politica con l'allora Forza Italia, mentre a parte la stroncatura feroce di Pannella, che in quell'occasione prese un grosso abbaglio, poi si è visto che sono andati, per me, per una questione pura di sopravvivenza, però lo vogliono ammantare anche di qualche motivo politico, se ne sono andati col centro-sinistra, che per me ci sta come i cavoli a merenda, con la storia radicale, anche se l'inizio e la posizione dei radicali sempre stata dei liberali di sinistra, quindi, ma sono tutte cose che sono antiche e forse al momento superate. Io voglio ragionare solo in altri termini, che è il momento odierno, che è quello di chi intende essere riformatore e chi intende essere conservatore. Direi che il centro-sinistra si è dimostrato, insieme al centro-destra, molto conservatore dello status quo e poco c'è di consolante o di speranza per il futuro, ecco. Guarda, tutto questo ha portato chiaramente all'elezione, ad un risultato elettorale eclatante, perché circa 8 milioni e mezzo di elettori hanno votato il Movimento 5 Stelle, per cui possiamo concludere che il Movimento 5 Stelle è un po' il prodotto di questa Seconda Repubblica, che nei suoi intendimenti è stata totalmente fallimentare. Secondo te i radicali potevano in questi anni giocare un ruolo se avessero saputo utilizzare il web alla stessa maniera di come l'ha utilizzata Grillo? Allora, c'è certamente una deficienza dell'uso e dello strumento telematico in campo radicale, a mio parere, però dimentichi un particolare, che tu hai dalla parte di Grillo un comico il quale ha abbondantemente approfittato della sua capacità istrionica, della sua capacità di fare cacciara, di fare casino, e quindi di fare un discorso molto semplicistico che va alla pancia della gente, che non costringe al ragionamento. Quindi secondo me le due cose sono un attimo diverse. I temi, alcuni sono indubbiamente nostri, però Grillo li ha presentati in un palco molto grande, con le televisioni giornalistiche che lo rincorrevano, con dei politici che si sono subito accomodati a cercare anche loro la società civile per riparare agli errori passati, ma che non hanno saputo cogliere il bisogno di cambiamento che c'era. Io non mi fido del Movimento di 5 Stelle, è solo un atteggiamento loro di politico o poco niente, sono la rabbia, se non il momento di forte incazzatura di un paese in grosse difficoltà, ma che però non presenta proposte, perché sì, quello che presenta meglio mettersi le mani nei capelli. E per giunta io credo che questi Grillo e Casaleggio abbiano una grande dose di furbizia e sappiano chiaramente usare il web. Leggevo alcune cose che le accomunava addirittura a comportamenti e atteggiamenti tipici di alcune sette americane, e quindi io non so quanto ragionino gli elettori dei 5 Stelle. Io penso che si fermino
alla superficie dei problemi, che non guardino o non vogliano mettere quel tanto di impegno per capire, per tentare di avere una soluzione, e si fermano solo al dileggio, alla dissacrazione, alle scatolette di tonno da aprire, al no a qualsiasi proposta o al no, noi con loro non parliamo, di una volgarità veramente enorme di là dei loro termini, perché la politica è colloquio, è discussione, e se non parli con il tuo avversario e miri solo a distruggerlo, per me è già un discorso che non vale più. Quindi c'è una volontà di non fare niente, probabilmente di farsi sistemare la posizione per poter fare molta confusione, molto gridare lo scandalo ancora. D'altronde gli atteggiamenti, gli argomenti di Grillo già cominciano: è colpa dei giornalisti che interpretano male, colpa delle televisioni che fanno passare un messaggio mentre non si rende conto che per me è lui che si dà la zappa sui piedi. Comunque il tempo ci dirà se questo demagogo sa trasformarsi in politico o se rimane un puffo come me pare. Beh, quindi tu quale sbocchi vedi per questa Italia? Secondo te Bersani ce la farà a dare un governo a questo paese e soprattutto ad uscire fuori dalla crisi, perché adesso stiamo vivendo diciamo mesi veramente, veramente drammatici, e credo che andando avanti di questo passo, se non ci sarà una sterzata in economia, non vorrei, ecco, apro un inciso, non vorrei che Europa e Fondo Monetario Internazionale in questo momento stessero facendo a Cipro una prova generale di ciò che potrebbe avvenire in Portogallo, in Spagna, a cascata in Italia. Tu sei fiduciosa? Pensi che Bersani ce la farà, oppure ci vuol dire, ci direi qualcosa di diverso? Non te lo so dire, Marco, perché ci sono un'infinità di incognite e bisogna vedere, bisognerebbe sapere i suoi contatti, i suoi accordi, bisogna vedere se ha veramente preso contatti con la Lega e quindi aggiungere al gruppo di Monti i voti della Lega potrebbe anche farcela al Senato. Io conosco Bersani per come è stato, come si è comportato quando era presidente della regione Emilia-Romagna. Per me di negativo adesso è che comunque nella sua coalizione c'è Vendola, che lo costringerà a un atteggiamento forse non proprio come potrebbe essere il suo in campo economico. Nel passato, nel governo Prodi, lui tentò delle timide liberalizzazioni, però sono andate come sono andate. Io non so dire, io sinceramente spero solo che, per me la soluzione sensata sarebbe che continuasse Monti a disbrigare e a governare per questi mesi in attesa di prossime elezioni, che temo ci saranno breve, e di fare in questo tempo alcune cose che sono urgenti. Io ho votato Monti, lo dico, ne sono ancora convinta. E vorrei che adesso che non ha quel freno che aveva in Parlamento facesse quelle cose che si è lamentato di non aver potuto fare quando era al governo, del tipo dismissione di un grosso fetta di patrimonio pubblico, liberalizzazione, tutte le partecipate vanno cedute, e
vanno rivisti tutti gli assetti del sistema pubblico, perché lì ci sono un'infinità di posti dove tu puoi risparmiare senza distruggere, puoi togliere tutti quei politici che sono stati sistemati perché trombati alle loro elezioni, puoi fare l'abolizione delle province, puoi togliere le comunità montane a livello del mare, e puoi togliere il finanziamento pubblico ai partiti, dovresti fare una riforma della giustizia che è necessaria come l'acqua, e al riguardo io farei un piccolo inciso. Io ho il dente avvelenato veramente con Travaglio, perché non ho mai visto un personaggio un qua del genere, e spero che Grasso gli spieghi nel dibattito pubblico un po' come ci si comporta. Quello non è un giornalista, è un pennivendolo al servizio delle procure che difende una certa tipologia di magistrato senza alcun rispetto per la giustizia, e su questo lui ci fa un bel ghigno, perché la sua soddisfazione è evidentemente sapere dei potenti in galera, che poi siano colpevoli o no, a mio parere a lui non interessa molto. Quindi, anche se io personalmente credo che il PD non avrebbe dovuto candidare Grasso, perché è una dimostrazione dei loro atteggiamenti un po', non dico forcaioli, ma acquiescenti a un certo tipo di logica magistraturocentrica, nel senso non stanno a guardare la realtà, pongono a loro, anche loro, dei magistrati candidati che hanno certamente una buona visibilità e hanno fatto delle cose interessanti, però a mio parere i magistrati in politica non dovrebbero entrare. Il paese ha fortunatamente non dato un seggio a Ingroia, però il PD si è portato Grasso lì. Non sono d'accordo, però vedremo quello che riesce a fare. Silvana, guarda, rimangono stasera 6 minuti circa, ci hanno rosicchiato un po' di tempo e noi abbiamo anche già rosicchiato 9 minuti alla trasmissione successiva, perché poi è a cascata, per cui non me la sento di rosicchiare oltre, né avanti fino a 22:30. Ci rimane spazio per un'altra domanda. Secondo te il rilancio radicale passa attraverso che cosa? Io ho sentito delle proposte oggi per una campagna referendaria che a mio parere andava probabilmente fatta anche prima, se fosse stata, i referendum sono sempre stati la nostra arma, e credo che alcuni temi come la riforma elettorale in senso uninominale maggioritario e il finanziamento pubblico dei partiti, l'antiproibizionismo, io farei anche una battaglia per le primarie che Marco in passato stoppò con grande decisione, che non era proprio convinto. Ricordo una compagna veronese o lombarda che aveva fatto questa lega per le primarie con scarso successo. Poi c'è un altro elemento, che anche quello purtroppo per me non avrà successo, ma che mi pare una buona proposta, ed è quella di Emma Bonino, Presidente della Repubblica. Se Bersani avesse del sale in zucca e non stesse a fare i giochini che sta facendo col calcolatore e volesse fare politica,
a mio parere dovrebbe ricordare la sua dichiarazione quando disse che era una fuori classe e proporla come Presidente della Repubblica. Non ho idea gli altri come farebbero, però credo che sarebbe una bella battaglia se la presentiamo noi. Non so che successo possa avere, la presentasse Bersani potrebbe essere una battaglia politica incisiva. Io spero che Emma un giorno o l'altro diventi Presidente della Repubblica, perché per me è una risorsa per il paese indescrivibile e cambierebbero molte cose che neppure i grillini si immaginano, però ho poche speranze. Il rilancio radicale credo che andrà avanti con il solito programma, nel senso, io ho vissuto molte stagioni con risultati dello zero scarabocchio, credo che non spaventi nessuno nella dirigenza radicale, e li sento molto motivati ad andare avanti con altri programmi. Leggo delle proposte alternative di rottamazione di Marco, rottamazioni della classe dirigente. Io su Marco credo che, non so, ma penso che se ci fosse la persona giusta lui gli lascerebbe spazio, però su questo io non sono più da molto tempo con i radicali italiani in Torre Argentina, quindi non ho idea, mi giungono solo notizie di fianco. Però anche il movimento radicale ha bisogno di un futuro con Pannella insieme, e spero che si riesca a fare. Bene Silvana, benissimo, guarda, siamo stati perfettamente nei tempi che ci siamo dati, per me è stato veramente un piacere condurti questa sera. Io mancavo da un po' dagli schermi di Liberi.tv ed è stata anche una piacevole sorpresa. È stata una piacevole sorpresa trovarti e discutere con te, e spero di avere nella prossima settimana il piacere di farlo di nuovo. E se vuoi salutare anche tu i nostri web ascoltatori, in modo che dopo cediamo la linea a Donato Volpicella, scusandoci con la trasmissione che verrà dopo, purtroppo il ritardo si è accumulato e a cascata, però abbiamo fatto l'economia di qualche minuto della nostra trasmissione per poter limitare il disagio. Io saluto i web ascoltatori col solito forza Benedetto, un radicale in Parlamento. Ottimo, benissimo, grazie Silvana, grazie davvero, un saluto a tutti i nostri web ascoltatori, la prossima puntata, il radicale che c'è in me, Silvana Bononcini, grazie di nuovo, buona serata, e la linea passa a Donato Volpicella alla regia.